siamo a Sanremo. Allora, ben arrivata Mara qui con noi. Ecco, guardiamo lì. Dobbiamo guardare lì. Ben arrivata, elegantissima. Grazie. Elegantissima. Allora, il tuo primo festival, ma in realtà tu hai una storia musicale che inizia già da tanto sacco di tempo fa. Ecco, raccontaci un po' come stai vivendo questo festival e come ci sei arrivata. Allora, guarda, questo festival lo sto vivendo come una bambina, perché qui mi sembra un grande Luna Park. Un Luna Park. Ci provo, ma è difficile per me, ve lo giuro. E c'è un sacco di entusiasmo, c'è stupore, meraviglia, un sacco di gente, musica. Poi è un contesto magico, mi sta succedendo una cosa veramente veramente bella, sono contenta. Tra l'altro è un festival un po' a stampo toscano. Toscano, meno male sono toscana, che fortuna. Ti ci vesti bene. Sì, mi sento a casa. Senti, la tua canzone ha un testo molto intenso, sì. Un testo che può essere vestito un po' da vari tipi di donne. Da tutti, ma anche uomini secondo me, perché tutti crediamo nei sogni. Quando apriamo gli occhi, fortunati perché riusciamo a vedere i colori, la natura è perfetta, è piena di colori. Comunque noi siamo persone anche libere, perché la libertà è un diritto umano, quindi libertà di pensiero, libertà di scelta. Ci sono delle avversità che, se uno sa prendere il buono delle avversità, ti insegna anche a camminare nella vita. I bambini, le mamme, l'amore, c'è tutto. C'è tutto. Senti, cosa ti aspetti da questo Sanremo? No, io lo dico qui, non createvi mai aspettative, perché ci si rimane male. Io non sono senza aspettative e prenderò tutto quello che verrà. Perché quando ti crei aspettative ci rimani un sacco male, no? Chissà che cosa pensiamo. Invece è giusto vivere tutto al momento e prendere il buono e il bello di quello che rimane. Se dovesse andare male, io sarò felicissima lo stesso. Però al palco di venerdì un pensierino ce lo facciamo. Come no? Io ho comunque l'abito per tutte e tre le serate. Benissimo, allora Mara, noi ti aspetteremo anche dopo a Radio Bruno e ti auguriamo tanti successi. Grazie e ti facciamo mille. Un grande in bocca al lupo. Grazie, io dico sempre che Dio lo benedica al lupo, non deve crepare. E allora ciao. Benediciamolo. Benediciamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie.